Gloria a Dio, pace Lorena, un abbraccio, gloria al nome del Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te. Quella che vedi sia benedetto il nome del Signore. La strada che lui traccerà, quello che senti, l'amore che mai finirà. E andremo e annunceremo che in lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere. Perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto vite cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere, sì, abbiamo visto l'amore vincere. Grazie Signore Gesù, alleluia. Grazie Signore. Questo è il momento che Dio ha atteso per te. Gloria a Dio. Questo è il sogno che ha fatto su te. Quella che vedi strada tracciata per te, quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. E andremo a luce. In lui tutto è possibile. In lui tutto è possibile. Condividete, fratelli, questo culto con i vostri contatti. Invitate i vostri amici. Questo è il sogno che aveva su te. Grazie, Signore. Addio la gloria, fratelli e sorelle. Ringraziamo il Signore per questa bella opportunità di essere insieme. Gloria a Dio, siamo distanti ma uniti. Uniti, siamo il popolo del Signore. Gloria al nome del Signore. Io vi do il benvenuto, fratelli, sorelle. Ringraziamo il Signore con tutto il nostro cuore. Abbiamo questa meravigliosa opportunità ancora di condividere questa mattina la parola del Signore insieme. Vi chiedo di chinare il capo. Vogliamo pregare insieme. Vogliamo cercare il Signore insieme. Amen. Gloria a Dio. Ci sono tanti che hanno bisogno della parola del Signore, tanti che hanno bisogno di Dio. Vogliamo pregare che il Signore stenda la sua mano. Alleluia.
Signore, ti glorifichiamo con tutto il nostro cuore. Ti rendiamo lode, onore, gloria, perché ancora questa mattina possiamo ritrovarci insieme e condividere, sì, Signore, meditare insieme da questo libro meraviglioso, il tuo libro, la Bibbia, la tua parola, l'unica parola che tu hai lasciato per noi, Signore. E ogni giorno il tuo Santo Spirito, sì, Signore, ci parla attraverso la tua parola, ci incoraggia, ci sostiene, ci fortifica, ci indica la strada. Grazie, Signore, per come ti stai prendendo cura di noi. Grazie, Signore, di come giorno dopo giorno sentiamo la tua presenza, la tua provvidenza, la tua cura, il tuo grande e immenso amore. Signore, tu sai quanto ci mancano i fratelli, le sorelle, la comune adunanza. Oh Signore, riportaci nella tua comunità, nella tua casa, sì Signore, nel luogo di culto dove tu hai stabilito che il tuo popolo si radunasse insieme. Tu sei onnipresente, certamente sei in ognuno di noi, in ogni casa, in questo momento, ma noi ti chiediamo con tutto il nostro cuore. Riportaci in chiesa. Riportaci nella tua casa. Signore, grazie perché l'Evangelo è predicato, grazie perché l'Evangelo è sparso, non è incatenato. Signore, grazie perché ancora, è ancora stamattina. Grazie, Signore. Ed ora ti prego, stendi la tua mano per gli ammalati, quanti sono nei letti di infermità, il cugino di Ciro Musella. Signore, ti stiamo pregando per i fratelli che sono imbarcati sulle navi, il fratello Raimondo e quanti sono sulle navi lontani dalle loro famiglie, per lavoro, per motivi di necessità, quanti sono soli negli ospedali, lontani dai loro parenti, lontani dai loro familiari. Signore, nel nome di Gesù, stendi la tua mano e opera. Manifestati i missionari dinanzi a te, coloro che sono in campo di missione per annunciare il Vangelo. Guidali tu, sostienili tu, proteggili tu e usali per la tua gloria. E noi ora ti chiediamo, parla ai nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sentiamo, ascoltiamo insieme un canto, fratelli. Amen. E vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto, mio Gesù è risorto. Signore. Ed il mio cuore arde per te. Più non cadrò, ma guarderò verso di te. Più che vincitori siamo in te. Hai sconfitto questo mondo, re. Non piegherò l'anima mia, resisterò in nome tuo. Il fuoco sei che mai svanirà, la tua potenza scorre in me, Gesù. Dio mio, conquista sul suo trono, grande tu sei, vita mi dai sempre di più. Mai più indietro tornerò, nelle catene mai più avrò, se temerò il nome tuo confesserò. Più che vincitori, più che vincitori siamo. Ricordo che l'abbiamo cantata al campeggio insieme ai fratelli di Adimedia. Gloria a Dio, che ricordi meravigliosi. Campeggio evangelico di Rocca Monfina. Gloria a Dio.
Niente è impossibile. Condividete coi vostri contatti, fratelli. Invitate tutti i vostri amici. Tra poco leggeremo la Bibbia. Siamo in te. Hai sconfitto questo mondo, re. Non piegherò A Dio la gloria, fratelli, sorelle. Come non ricordare questa giornata di un anno fa? Permettetemi di prendere 5 minuti per la mia testimonianza, semplicemente non racconterò tutto, ma voglio ringraziare il Signore perché un anno fa, il 4 aprile del 2019, in quest'ora ero nella sala operatoria. Ero nella sala operatoria, un'operazione durata 7-8 ore. E come non ricordare questi momenti? E ricordare che in questa giornata le comunità che Dio mi dà grazia di curare, le porte della Chiesa erano aperte. Ma anche oggi, benché i locali sono chiusi, la Chiesa è in piena attività. Ma le chiese di San Sebastiano e di Torre del Greco erano radunate mentre io ero nella sala operatoria e pregavano per me. Tantissime chiese, tantissimi fratelli. In quei giorni ho ricevuto tantissimi, migliaia di messaggi, telefonate a me, a mia moglie, telefonate di incoraggiamento, di conforto. Come non ricordare i fratelli del comitato di zona e del comitato campeggio, dove il Signore mi dà grazia di servire il Signore, e tutto il corpo pastorale, ma non solo quello della Campania, soprattutto quello della Campania, dove il Signore mi dà grazia di collaborare fianco a fianco, ma i tanti pastori da nord a sud, Consiglio Generale delle Chiese, quello precedente e quello attuale, tanti fratelli che mi telefonavano, che mi mandavano e inviavano messaggi, tanti fratelli che mi hanno fatto visita nell'ospedale, da Torino, da Piacenza, da tante parti, come non ricordare il pastore Elia Cesarone che mi è stato accanto in quei giorni? Come non ricordare i fratelli Vincenzo Scala, pastore di Sorrento, mio cognato,
fratello Costanzo Giuseppe, pastore di Santa Anastasia e Ponticelli, e pastore Massimiliano Granata, che sono venuti lì per confortare la mia famiglia durante l'intervento. Sono stati lì. Come non ricordare il fratello Gigi Borrelli, pastore emerito della Chiesa di Verona, che insieme a sua moglie Franca mi sono stati vicini. Il fratello Gigi Borrelli mi è stato vicino in tutti i modi. Ricordo che quando col pastore Elia siamo saliti su, abbiamo iniziato a parlare del Signore con lui e lui ci raccontava la sua testimonianza di come il Signore l'aveva guarito dal cancro. E noi piangevamo alla presenza di Dio insieme a lui e io mi ero dimenticato di quello che avevo. Come non ricordare il pastore Venditti, la sua cara moglie, che sono stati insieme a mia moglie fuori alla sala operatoria per tutto il tempo dell'operazione. Fratello pastore Venditti, pastore di Padova e di Vicenza. Come non ricordare il mio caro suocero e tutti i fratelli, la mia famiglia, mia madre, mio padre, le mie sorelle, mio fratello Mimmo, che sono stati a fianco a me, accanto a me, tutta la mia famiglia. Un abbraccio forte, mio suocero che in quei giorni mi ha coccolato. Ringrazio il Signore per la mia dolce amata moglie che mi ha sostenuto. E come il Signore, ringrazio Dio soprattutto di come è stato con me nella sala operatoria, di come è stato accanto a mia moglie, incoraggiandola, aiutandola in tutti i modi. Gloria al nome del Signore. Io vi abbraccio tutti, fratelli. Grazie di cuore a tutti i fratelli di Sorrento, i fratelli di San Giorgio a Cremano. Mi sono stati vicini in particolare perché abbiamo una comunione con loro che ci condividiamo come pastori, collaboriamo. E mi sono stati accanto, mi hanno dato sempre parole di incoraggiamento. Potrei citare tanti pastori, alcuni del comitato di zona, alcuni del comitato Campeggio che mi sono stati particolarmente vicini, incoraggiandomi, aiutandomi, sostenendomi in tutti i modi possibili. Altri mi hanno sostenuto anche perché, non dirlo, nei viaggi. E ho dovuto affrontare tanti viaggi, tante spese, e il Signore ha provveduto attraverso i suoi figli, il suo popolo. E io ringrazio il Signore per questo, fratelli. È una testimonianza, siamo una famiglia, un popolo, il popolo di Dio. E ringrazio il Signore perché, pensate, quando entrai nella sala operatoria erano le 7, le 8 di mattina e un'infermiera mi chiese che fai nella vita mentre mi stavano per addormentare e io ho iniziato a raccontare dell'opera del Signore che ero nella sala operatoria, dovevo affrontare l'intervento il 4 aprile, era proprio in questa giornata di un anno fa e gli raccontai che era un servo di Dio, un pastore e lei in quel momento mi disse: lo sai che io sono stata in chiesa a Monza, mi è piaciuto ma poi non ci sono più andato. E io gli ho detto: promettimi, promettimi due cose, tra poco mi addormenterò e tu sarai qui accanto a me durante l'intervento, prega per me. E lei mi ha detto: sì, io pregherò per te. Nella sala operatoria avevo un'infermiera che era stata in chiesa e pregava per me. E poi mi ha promesso: io andrò in chiesa. Gloria a Dio, fin dentro la sala operatoria. Come non ricordare il professore, il medico Giovanni Butturini. Professore, dottore, medico, chirurgo, lì alla clinica Pedersoli dove mi sono operato, una persona dolcissima, amorevole, veramente guidata dal Signore di come mi ha operato. Io veramente lo abbraccio col cuore perché si è lasciato usare da Dio e lui si è definito il braccio di Dio, la mano di Dio. Non si è sostituito a Dio. Una volta mi disse questo in una visita quando mi disse: tu sei guarito. Io dissi: dottore, il Signore vi ha usato, vi ha utilizzato. Gloria al nome del Signore. E lui mi disse: noi siamo il braccio di Dio, ma al di sopra di noi c'è il Signore. Come non ricordare in particolare, non perché l'ho citato per ultimo, ma ci mancherebbe, i miei figli. Serena, quante lacrime ha versato. Marco, Lidia, quante coccole, abbracci. E gloria a Dio, il Signore veramente mi ha dato tanto amore attraverso di loro in quei giorni. Sia benedetto il nome del Signore, ma soprattutto diamo gloria a Dio perché il Signore ha operato, è intervenuto e ha fatto veramente qualcosa di meraviglioso. Dopo neanche pochi giorni sono rientrato in chiesa e il Signore mi ha dato grazia di continuare a servirlo.
e oggi, dopo un anno, posso dire, Signore, grazie, perché ogni giorno che tu mi darai, io lo consacro a te per servirti, per essere di benedizione e di edificazione per il tuo popolo. Questo è lo scopo della mia vita, fratelli. A Dio tutta la gloria. Ora vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Leggerò un testo nel libro dell'Esodo, capitolo 1. Fratelli, apriamo la parola del Signore. Libro dell'Esodo, capitolo 1. Dal primo verso. Gloria a Dio, spero di non aver dimenticato nessuno, ma fratelli, vi ho tutti nel cuore, e ringrazio Dio di come mi siete stati vicino. Alleluia. Esodo, capitolo 1, dal verso 1. Fratelli, io devo ringraziare anche la chiesa di Verona, il pastore di Verona, perché mi hanno ospitato nella chiesa, nelle loro case, nelle loro famiglie. Ringrazio il Signore veramente con tutto il cuore. Gloria a Dio tutta la gloria. Esodo capitolo 1, dal verso 1. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti e i lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori dei campi. Imponevano loro tutti quei lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: Le donne ebree non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: Ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio. E vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese
al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco il piccino piangeva, ne ebbe compassione e disse: "Questo è uno dei figli degli ebrei". Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: "Devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree per allattarti questo bambino? Affinché allatti questo bambino?" La figlia del faraone le rispose: "Va". E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: "Porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario". Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò dalla figlia del faraone, egli fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: "Io l'ho tirato fuori dalle acque". Dio cambia le circostanze. Sia benedetto il nome del Signore. Dal sangue dei martiri è nato il seme della Chiesa. Fratelli e sorelle, voglio condividere con voi questo testo della parola di Dio. L'ho voluto leggere tutto per poi arrivare anche alla nascita di Mosè, a come il Signore lo tirò fuori dalle acque. È un periodo difficile, è vero, stiamo vivendo un periodo difficile. Pensate, in questo testo è detto che il popolo di Israele che arrivò in Egitto, e noi conosciamo la storia con Giuseppe, con i suoi fratelli, che poi li fece arrivare in Egitto, arrivarono in Egitto ed erano 70 anime, 70 persone. Quando questo popolo che passò questa difficoltà, la schiavitù, abbiamo letto che con la morte di Giuseppe, con la morte di Giacobbe, restando i loro discendenti, sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che questo faraone fece una terribile strategia. C'è una terribile strategia da parte dell'inferno e del nemico verso di noi, verso le nostre famiglie, verso la Chiesa di Dio. Ma in questa strategia non aveva considerato che dal cielo c'era qualcuno che vegliava sul suo popolo, c'era qualcuno che provvedeva per i suoi, c'era qualcuno che proteggeva chi gli apparteneva. Fratelli e sorelle, c'è una strategia dietro le nostre spalle. Ma Dio sia lodato che la nostra vita è nelle mani del Signore. Ecco, il popolo dei figli di Israele è numeroso, pensate, 70 anime. Quando uscirono dall'Egitto uscirono 600.000 più le donne e i bambini. E cosa avevano passato? Che rigida schiavitù! Quanti bambini morti! Ma Dio sia lodato che il Signore è colui che moltiplica il suo popolo. E quando noi usciremo da questa prova, da questo momento difficile, ci accorgeremo che il popolo di Dio è cresciuto, che sono state salvate tante anime, che tante persone che si erano allontanate ritorneranno. Saranno liberate. 70 persone entrarono in Egitto. Quando uscirono erano 600.000 più le donne e i bambini. Chissà, quando ritorneremo in chiesa, forse ci riporteremo in chiesa pure i nostri figli, le nostre famiglie. Ti riporterai in chiesa anche quel familiare che non ti ha mai voluto ascoltare e che oggi, grazie a Dio, in questo momento difficile, ha rivolto il suo pensiero al Signore, il suo cuore al Signore, ha trovato il perdono, la grazia di Dio. Ci accorgeremo che dopo questo periodo difficile il popolo di Dio sarà moltiplicato, la nostra fede sarà più forte, la nostra fiducia in Dio sarà più salda, la nostra consacrazione, la nostra santificazione risplenderà, gloria al nome del Signore, come una testimonianza che l'amore gli uni per gli altri sarà più forte ed efficace. E il mondo sta vedendo che c'è amore tra fratelli e sorelle, tra il popolo di Dio. Una terribile strategia. Fermiamo il concepimento, fermiamo la nascita, fermiamo la crescita, opprimiamoli
Opprimiamoli, stabilirono loro su Israele dei sorveglianti per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruiva delle città a Faraone, erano schiavi, ma quanto più lo opprimeva, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. Le strategie di Satana contro la Chiesa non funzionano perché la nostra vita non ci appartiene, appartiene a Gesù. Siamo fondati sulla roccia, apparteniamo al Signore. Le porte dell'Hades non ci potranno vincere perché Gesù è il Signore, il Salvatore, il Redentore, è il nostro Dio, è il nostro avvocato. È colui che ci difende, è colui che ci protegge, è il nostro scudo, la nostra salvezza, è la spada che ci fa trionfare. Alleluia. Allora fecero un'altra strategia. Non solo il popolo moltiplicava, cresceva, Dio li benediceva, anche se lavoravano duramente, amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù adoperandoli nei lavori d'argilla. Io non lo so se ti trovi nell'amarezza. Non lo so se questo periodo difficile sta influendo sulla tua psiche, sui tuoi sentimenti, sulla tua vita, su quello che provi, su quello che non lo so, stai sperimentando, ma sappi che il Signore sta vegliando su di te, sulla tua casa, sulla tua famiglia. E tu uscirai dalla tua casa, dalle porte della tua casa, o dove ci sembra che sia una schiavitù questa. Può essere paragonata, ci hanno chiuso dentro per il bene della società, ma ci troviamo in un periodo difficile, non solo noi, ma la nostra società, i nostri familiari, perché noi preghiamo per quanti non hanno ancora accettato Gesù, li amiamo, amiamo gli inconvertiti, odiamo il peccato della loro vita, ma amiamo loro, perciò gli predichiamo il Vangelo, perciò cerchiamo di adoperarci per la nostra società, li aiutiamo in tutto quello che possiamo fare, pregando per le autorità della nostra città e del nostro paese, del mondo intero, che Dio dia saggezza, che Dio dia forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari. Ma nell'amarezza Dio consolava il loro cuore. Allora il re d'Egitto si rivolse addirittura a delle donne per uccidere tutti i maschi. Ma queste donne ebbero timore di Dio. Non potrò fare del male agli occhi di Dio. Ho timore di Dio. Il timore di Dio è il principio della saggezza. Che il Signore ci aiuti, fratelli, affinché possiamo crescere nel timore di Dio. Alleluia. Il nemico cerca di uccidere qualcosa in mezzo al popolo di Dio, cerca di uccidere le nuove nascite, cerca di uccidere la consacrazione, la fede, lo zelo, l'amore gli uni per gli altri. Il nemico cerca di uccidere, la tua fede, di farti ritornare indietro, di farti diventare incredula. Dov'è Dio in questa pandemia? Ci sta dicendo qualcuno. Il nostro Dio è vicino a noi, è nel nostro cuore, ci sostiene, ci aiuta. Gloria al nome del Signore. Rivolgiti a lui, egli si lascerà trovare. Il nemico cerca di uccidere i nostri figli, di portarceli via nel mondo, di distruggerli con tutto quello che il mondo offre, nella libertà, mentre invece non sanno che è il libertinaggio che porta alla morte, perché il peccato produce morte, veleno, distruzione, rancore, sentimenti sbagliati, rovina psicologica nell'ansia, nella paura, nel baratro del peccato. Il nemico sta cercando di uccidere le nuove generazioni, cercando di far sì che quei figli di credenti che sono cresciuti nelle nostre case, nelle nostre chiese, lascino il Signore, che vengono buttati nel fiume della vita. Ma lì in quel fiume Dio vegliava su Mosè, Dio lo tirò fuori dalle acque. E pensate un po' che il faraone voleva distruggere il popolo di Dio e il Signore. Guardate quale fu il piano glorioso. In mezzo a tutta questa difficoltà, il Signore fa nascere il liberatore, Mosè, colui che divenne un grande strumento nelle mani di Dio, che fu usato dal Signore a cui Dio affidò la legge e lui la presentò al popolo e che liberò il popolo di Israele, gloria al nome del Signore, e ritornò da Faraone per fare uscire il popolo di Dio che celebrò la Pasqua, vi ricordate? Oh, la morte dei primogeniti egiziani, mentre i primogeniti dei figli di Israele erano sotto il sangue dell'agnello e furono tutti salvati. Ma pensate un po'. Chi raccolse quel canestro con dentro il liberatore Mosè?
la figlia di Faraone, la figlia del Faraone scese al fiume, prese questo canestro. E alla fine cosa accade? Che la mamma di Mosè, che aveva messo suo figlio lì in quel fiume, se lo vide riportare a casa proprio dalla figlia di Faraone. Lo volevano uccidere, non solo Dio l'ha protetto, non solo Dio l'ha tirato fuori dalle acque, perché Dio tirerà tuo figlio dalle acque, Dio tirerà i miei figli dalle acque. Gloria al nome del Signore, noi li abbiamo affidati a Dio. Oh Signore, non li abbiamo abbandonati, ma li accompagniamo con la preghiera. E pensate un po'. La figlia di Faraone manda Mosè dalla mamma, la mamma lo allatta, la mamma lo fa crescere e gli dà anche un salario. La pagavano pure. Quanto è grande il Signore, come va al di là. Pensate, quando la mamma di Mosè mise questo bambino lì nel fiume, poteva mai immaginare che Dio gliel'avrebbe fatto riavere tra le braccia? Tu credi di aver perso tuo figlio? Tu pensi che chissà il fiume della vita dove lo sta conducendo, dove lo sta portando, lontano da te, forse a morte certa? Dio te lo farà riavere a casa, Dio te lo farà riavere tra le tue braccia, Dio lo userà per la sua gloria. Il nostro Dio è colui che fa meraviglie, ci sbalordisce quel figlio che credeva perso, sarà un servitore del Signore. Dio lo guiderà, lo benedirà e lo userà per la sua gloria, per predicare il Vangelo e per liberare altri. A Dio tutta la gloria. Il nostro Dio fa cose stupende. Alleluia. Prima strategia, duro lavoro, amarezza e il Signore li fa moltiplicare. Seconda strategia, uccidete tutti le nuove nascite, alleluia. Il nemico vorrebbe fermare la nuova nascita, ma il Signore ci farà moltiplicare. Torneremo in chiesa e le nostre chiese esploderanno di credenti della benedizione di Dio. Quando venne la persecuzione in Italia, con quella legge terribile, Buffarini Guidi, dove i locali di culto furono chiusi, dove i nostri fratelli si nascondevano negli scantinati perché il culto evangelico avevano detto che nuoceva gravemente alla salute. Il nostro culto ci fa bene, noi adoriamo il Signore, cantiamo, sentiamo la presenza di Dio, il Signore infonde pace nel nostro cuore, attraverso la predicazione dell'Evangelo cresce la fede. Ma quando alla fine della guerra poi riaprirono i nostri locali di culto, dopo quella dura persecuzione contro i pastori che venivano mandati al confine, che venivano lì portati alla polizia, denunciati perché predicavano il Vangelo. Oh, i fratelli si sono accorti che il popolo di Dio era cresciuto, non era diminuito. Gloria al nome del Signore. Quando nel libro degli Atti degli Apostoli si parla della persecuzione e i fratelli si spargevano da tutte le parti e dovunque andavano, predicavano Gesù, si fondavano delle chiese. Fratelli, sorelle, anche nell'amarezza, nella tristezza, nel dolore, il Signore, nelle tenebre più buie, sa a tenere la luce accesa, perché non dipende dall'uomo la luce di Dio, ma è lo Spirito Santo, l'olio dello Spirito Santo che risplende nelle nostre vite, nelle nostre lampade, nelle nostre famiglie. Dio sia lodato, alleluia. Oh, ci sono stati momenti difficili, sapete? Io leggevo nel libro di Ester, quando vi ricordate, Aman insieme al re avevano fatto fare quell'editto per distruggere tutto il popolo di Dio e se ne stavano a bere. Il re e Aman se ne stavano seduti a bere, ma la città era costernata, il popolo di Dio piangeva, pregava, cercava il Signore, si umiliava davanti al Signore. E come il Signore trasformò un editto di morte in una grande vittoria, una grande festa, un grande trionfo, la festa del Purim, in cui il popolo di Dio gioì, si mandavano regali. Aveva liberato il suo popolo da quell'editto in cui dovevano morire giovani, anziani, vecchi, bambini. Il popolo di Dio doveva essere sterminato. Ma la regina Ester si presentò al re e il re gli disse: cosa domandi? Fratello, sorella, cosa domandi? Presentati al re. Presentati al re stamattina, intercedi, liberazione verrà, salvezza verrà, guarigione verrà, perché il nostro Dio è colui che ci ascolta. E
Quell'editto di morte fu cambiato in una vittoria, in un trionfo, in una festa. Gloria al nome del Signore, su di noi c'era una condanna, un giudizio, ma abbiamo accettato Gesù come personale salvatore. Gesù ha preso quell'atto accusatore scritto in precetti e l'ha inchiodato alla croce e l'ha tolto di mezzo. Oh, su di me, su di te, non c'è più nessuna condanna. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché abbiamo accettato Cristo come personale salvatore. Siamo sotto il sangue di Cristo. E anche se il nemico fa le sue strategie, voi vedrete e noi vedremo come il Signore ci sbalordirà. Non voglio dire l'ironia di Dio, ma ci pensate. Faraone voleva distruggere il popolo e mentre pensava di distruggere tutti, nasce il liberatore. Mentre pensava di distruggere tutti, il Signore fa sì che il liberatore cresce in casa sua, di Faraone. Pensate un po'. E il Faraone paga la mamma di Mosè per allattarlo. Quanto il Signore è buono! E non ci fa mancare nulla in un periodo di tenebre difficile. La mamma di Mosè riceveva un salario dalla casa di Faraone per sostenere la sua famiglia. Dio non ti abbandona. Dio sa cosa tu hai di bisogno e certamente interverrà nella mia e nella tua vita. Amen. Gloria a Dio. Custodiamo questa parola nei nostri cuori. In un tempo di tenebre, in un tempo difficile, Dio è colui che manifesterà la sua gloria. Concludo. Vi ricordate, fratelli, la profezia di Geremia? Io lo leggevo questo testo meraviglioso. Quando Geremia dice: Rachele piange i suoi figli, rifiuta di essere consolata. Non lo predicherò, ve lo accenno solo. È una meditazione che il Signore ci potrà far fare in un'altra circostanza. E questo testo, Rachele piange i suoi figli, viene citato nell'Evangelo di Matteo, quando Erode fa uccidere tutti i bambini perché voleva uccidere Gesù. Era appena nato e già lo volevano togliere di mezzo, già lo perseguitavano. E dice: un grido si è udito in Rama, un pianto, un lamento grande. Rachele piange i suoi figli, rifiuta di essere consolata in mezzo a quello dove Erode uccide tutti i bambini. Da 2 anni in giù c'era il liberatore. Nella notte delle tenebre c'è la luce, Gesù Cristo, il sole della giustizia che era venuto a nascere. Gloria al nome del Signore. In un momento di grande difficoltà, in un periodo di grande oscurità, 400 anni di oscurità, oh, gloria al nome del Signore, nasce come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Oh, ma era nato il principe della vita, il re dei re, il signore dei signori. In un momento buio di grande difficoltà, alleluia, nasce colui che sarà il principe di Israele, il re, il salvatore del mondo, il mio personale salvatore. E Geremia continua e dice: trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché, ascolta bene, l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore, essi ritorneranno dal paese del nemico. Signore, libera i nostri familiari, salvali, libera ognuno che è schiavo, che è tornato indietro. Essi ritorneranno. C'è speranza, ascolta bene, c'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Convertimi e io mi convertirò. Dopo che mi sono sviato, mi sono pentito. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Oh, Rachele piange i suoi figli. Un grido di dolore, di sofferenza, inconsolabile la morte di un figlio. Eppure, gloria al nome del Signore, il Signore sa trarre da un periodo di grande oscurità. Il Signore sa fortificare la fede, il Signore sa far moltiplicare il suo popolo, il Signore sa come raggiungerci con la sua parola, con la sua presenza, con le sue promesse. E io voglio, fratelli, che il Signore scriva questo nel mio e nel tuo cuore. C'è speranza per il tuo avvenire,
dice il Signore. Alleluia. Trattieni, scrivetevi questo verso. Trattieni, ascolta un po', trattieni la tua voce dal piangere. Geremia 31, 16. Trattieni la tua voce dal piangere. Trattieni i tuoi occhi dal versare lacrime, perché essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Se una parola profetica per te, per la tua famiglia, così parla il Signore. Amen. Dio è onnipotente. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il capo insieme, fratelli? Vogliamo pregare il Signore? Benedetto il nome del Signore. Preghiamo insieme al Signore. Questa è grazia. Questa è grazia. Ora pregheremo insieme. È grazia tua. È grazia tua. I tuoi figli ritorneranno entro i confini. C'è speranza per il tuo avvenire. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Questa è grazia tua. Grazie, Signore. Libero. Amen. Preghiamo insieme, fratelli, prima di salutarci, preghiamo. Signore, grazie per la tua parola che tanto incoraggia il nostro cuore e nei momenti più bui di difficoltà possiamo, Signore, essere fiduciosi che la tua mano è su di noi, il tuo occhio veglia. Grazie, Signore. Grazie per gli esempi della tua parola. Grazie per queste promesse che ci accompagnano. Signore, c'è speranza per i nostri figli, per le nostre famiglie, per noi, per le nostre chiese. Tu ci stai facendo moltiplicare, certamente. Ora non lo vediamo, ma gli occhi nostri lo vedranno, Signore. Tu ci libererai, tu ci sosterrai, tu ti prenderai cura di noi. Signore, abbiamo bisogno di te. Accompagnaci, tienici per mano. Aiutaci ad essere fedeli. Difendi tu la nostra causa. E fa che in questo periodo, Signore, dove il nemico cerca di uccidere le nuove nascite, cerca di uccidere la consacrazione, la santità nella vita del fedele,
la fede, Signore. Oh, Signore, la comunione con te. Proprio in questo periodo di difficoltà il tuo popolo possa rivolgersi a te ed essere maggiormente fortificato, facendo sì che nel nostro cuore cresca il timore per te, l'amore per l'opera tua. Grazie, Padre, accompagnaci per il prosieguo di questa giornata. Grazie di cuore, Signore, per quest'altro anno di vita che tu mi hai dato. Grazie ancora. Signore, ti presentiamo tutto il tuo popolo. Quanti sono nei letti di infermità, guariscili, stendi la tua mano e noi ti ringraziamo. Fa che questa parola possa raggiungere ogni famiglia, ogni cuore e produrre salvezza nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. A Dio la gloria, Dio sia lodato. Vi abbraccio, fratelli e sorelle. Vi do appuntamento domani mattina, domenica alle 11:30. Sarò col fratello Pastore Elia Cesarone, lui ci presenterà il consiglio della parola di Dio. Vi amo, vi abbraccio. Ricordo ai giovani di Torre che stasera alle 19:15 abbiamo il culto dei giovani. Amen. Dio ci benedica. Pace, fratelli.